Siamo in Zino Valtrompi, a sede dell'associazione Paola Cammina con noi, via Monte Guglielmo 128/A, sede nuova da parecchi mesi. Sentiamo Olivia, la presidente. Da parecchi mesi questa sede. La sede ci è stata fornita dal Comune di Gardone a metà dell'anno 2022 e è stata inaugurata il 12 febbraio 2023. E per noi è importante perché abbiamo finalmente una casa per la nostra associazione e per le nostre iniziative. L'associazione è Paola Cammina con noi. Perché la vostra associazione si chiama così? Si chiama così perché è dedicata a Paola Zubani, una dipendente dell'ospedale di Gardone Valtrompia che lavorava in direzione sanitaria, un'amministrativa, che è venuta a mancare nel 2013 per il tumore al seno. Quando e come è nata questa associazione Paola Cammina con noi? Questa associazione è nata inizialmente come un gruppo che partecipava alla Race for the Cure, che è una manifestazione internazionale dedicata alla prevenzione del tumore al seno, che è il tumore più diffuso nelle donne. È stata promossa dall'associazione Susan Komen, che nasce negli Stati Uniti e poi si è espansa in Europa e è arrivata anche a Brescia, e noi abbiamo partecipato come gruppo di cammino e l'abbiamo intitolato proprio Paola Cammina con noi. Ogni anno la manifestazione dal 2015 si è svolta a Brescia e la nostra squadra è sempre stata la più numerosa, portando fino a 1.300 partecipanti nel 2019, prima purtroppo della venuta del Covid, per cui è stata poi interrotta e fatta in forma diversa. Questo però ci ha portato ad avere tantissimi partecipanti e a desiderare appunto di formare un'associazione per poter arrivare più vicino alle persone che hanno bisogno di supporto e di divulgazione del messaggio della prevenzione del tumore al seno. E quindi nel dicembre 2018 è nata l'associazione Paola Cammina con noi. Ciao a tutti, sono Omar Pedrini e volevo invitarvi ad iscrivervi tutti quanti, perché ci tengo molto, alla camminata per Paola o a Camminiamo con Paola. Con quali finalità specifiche Paola cammina con noi? Paola Cammina con noi si prefigge di aumentare la sensibilizzazione alla prevenzione, che è l'unica arma che abbiamo per combattere questo tumore che è il più diffuso appunto nella donna. E come prevenzione abbiamo l'arma più potente che è la diagnosi precoce, per cui facciamo serate in cui promuoviamo l'aderenza allo screening, la partecipazione alle visite senologiche, alla mammografia e inoltre facciamo anche progetti di supporto, facciamo la camminata che si svolge a maggio dedicata appunto a Paola, che si intitola Camminiamo con Paola, in cui c'è una corolla di iniziative tra cui visite gratuite ed altre serate di informazione per poter arrivare il più possibile alle persone con questo messaggio. Le iniziative hanno tutte un costo, ovviamente. Come finanziate queste attività? Le attività della nostra associazione si finanziano grazie al contributo sia del singolo cittadino che desidera di donarci una piccola offerta, sia con i mercatini che noi facciamo per promuovere e offrire tramite donazione dei manufatti che vengono realizzati dalle nostre volontarie. Inoltre facciamo queste camminate e le serate di prevenzione dove tramite le offerte riusciamo a finanziarci. C'è fortunatamente anche qualche azienda e alcuni imprenditori che talvolta ci supportano, però c'è sempre bisogno del supporto di tutti perché le iniziative hanno dei costi e noi vorremmo riuscire a dare sempre di più delle prestazioni gratuite alle donne operate al seno o comunque colpite da una malattia.
quanti o in quante siete a svolgere, ad organizzare le vostre attività? Allora, la nostra associazione è articolata con un consiglio direttivo che ha al suo interno 7 consiglieri, di cui uno è il presidente, che sono io, e abbiamo dei volontari attivi, che ad oggi sono circa 45, e dei volontari che saltuariamente ci danno una mano e collaborano per le iniziative più importanti, quelle che prevedono più affluenza di persone e quindi più persone anche nella gestione. Nel vostro logo appaiono delle farfalle. Perché nel logo ci sono le farfalle? Allora, dicono che quando si posa una farfalla è il pensiero di chi non c'è più che si manifesta, e quindi le farfalle, che sono anche un simbolo di libertà, di trasformazione, di nuova vita, hanno un che di speranza, anche perché la farfalla diventa bella, libera e vola trasformandosi da bruco, e quindi ci auguriamo che queste farfalle possano rappresentare la nuova vita delle donne che riprendono in mano dopo la malattia del tumore al seno. E adesso parliamo dell'ultimo progetto, il benessere per ritrovare il sorriso. Come nasce questa idea? Già dalla fondazione dell'associazione il nostro intento è sempre stato quello di poter dare un supporto alle donne colpite dalla malattia del tumore al seno, e il supporto psicologico, che spesso viene visto come ancora un tabù, lo troviamo come un manifestarsi appunto del dare un aiuto alle donne che hanno superato o che comunque stanno percorrendo il cammino della malattia. E nel concreto che tipo di supporto riuscite a dare? Allora, grazie alla partecipazione di Civitas e di Susan Komen Italia, che ci hanno supportato sia dal punto di vista economico che dal punto di vista organizzativo, riusciamo a dare un aiuto con 5 percorsi dedicati alle donne e ai loro familiari. Ci sono 2 tipi di percorso, che sono individuali o di coppia. Ci sono altri 3 percorsi che invece sono di gruppo, il gruppo AMA, che è il gruppo di auto mutuo aiuto, a cui partecipano le donne una volta al mese, il terzo giovedì del mese, ed è anche a partecipazione libera, per cui se qualcuno è interessato può unirsi in qualsiasi momento a questo gruppo. C'è invece un percorso più strutturato che si chiama gruppo Amati, e in questo percorso vengono aiutate le donne con delle tecniche di supporto per quanto riguarda la gestione delle emozioni e del manifestare il come si sentono, il condividerlo con le altre donne. Questo, essendo più strutturato, prevede invece che ci sia una iscrizione da parte di chi vuole partecipare. La prima edizione è già iniziata e sta volgendo al termine, ma verrà fatta una nuova edizione probabilmente a febbraio, per cui se qualcuno è interessato può contattarci con i numeri che poi appariranno per partecipare a questa bellissima iniziativa. Prossimamente avrà inizio anche il gruppo rivolto ai familiari, e nello specifico ricordo i percorsi individuali, che sono sia per la singola persona sia di coppia, per cui ci può essere un supporto sia dello psicologo per la coppia che del sessuologo, perché questa malattia spesso è di base ormonale, per cui può dare dei problemi anche a livello di rapporto con il partner, così come anche la modificazione del corpo può rendere difficile la vita di coppia, e quindi riuscire a regalarsi un momento per superare queste piccole difficoltà può essere di grande aiuto. Inoltre c'è la possibilità anche di accedere ai percorsi con la nutrizionista, che anche questa
modificazione del corpo data a volte dagli ormoni, purtroppo si accumulano chili e quindi si fa fatica a fronteggiare questa difficoltà. Allora, questo progetto vuole essere un progetto pilota e quindi andare a raccogliere quelle che sono le necessità delle donne colpite da malattia di tumore al seno. Abbiamo avuto, come ho già detto, il supporto di Civitas, ma anche dei comuni della Valtrompia, della comunità montana e di Comen Italia. Per quanto riguarda l'organizzazione, i progetti sono già partiti, alcuni percorsi sono già iniziati e quelli di gruppo si svolgono nella nostra sede, che è in via Monte Guglielmo 128A a Gardone Valtrompia, mentre quelli individuali, per permettere un'adeguata localizzazione, vengono fatti presso gli ambulatori di Civitas. Siamo stati tra l'altro agevolati nella divulgazione, perché siamo ancora in questa fase di promozione del progetto, anche se già iniziato, grazie anche al supporto del distretto della Valtrompia, dell'ospedale di Gardone e dalla direzione sociosanitaria dell'azienda SST Spedali Civili di Brescia, per cui ringrazio la dottoressa Indelicato che ci ha dato questa possibilità, la dottoressa Arcari che ci permette di divulgare questo progetto nei centri vaccinali, dove riusciamo a parlare con le persone e a rendere più tangibile quello che stiamo facendo. E ringrazio anche la dottoressa Rosati, direttore medico del presidio di Gardone Valtrompia, che ci ha permesso di divulgare questa informazione anche all'interno dell'ospedale di Gardone. Olivia, ci piacerebbe tenere aggiornati noi stessi e i nostri telespettatori su questo importante progetto. Che ne dici di ritrovarci tra un po', magari anche periodicamente, in un modo o nell'altro, per saperne di più? Direi che è un'ottima idea. Se riuscissimo periodicamente ad aggiornarvi, possiamo anche dare dei dati sulla partecipazione. Già abbiamo indicativamente qualche numero, ma visto che siamo ancora all'inizio, possiamo aggiornarvi nelle prossime settimane sull'andamento. Ovviamente invito tutte le donne che pensano di poter permettersi di regalarsi, di avere la possibilità di avere un supporto, noi ve lo concediamo gratuitamente, perché quello che non ho detto è che l'associazione offre gratuitamente a tutte le partecipanti questa possibilità. E quindi perché negarsela? Secondo me forse è arrivato il momento di abbattere il tabù, di pensare che chiedere o poter accedere a un servizio di supporto psicologico sia una debolezza, perché accedere a questi progetti, a questo progetto di supporto psicologico. Diciamo che ci sono 5 buoni motivi. Innanzitutto, abbiamo bisogno del massimo delle energie per combattere la malattia. La mente deve essere libera da altri pensieri e quindi imparare delle tecniche per liberare la mente ci può aiutare. Bisogna ridurre l'ansia, perché in questo modo siamo più forti per affrontare la malattia. Possiamo comunicare e aiutarci e sostenerci a vicenda. Nei gruppi ci si aiuta e ci si sostiene. E condividere spesso ci fa sentire meno soli. Per cui noi te lo offriamo, tu conceditelo, perché tutti ne hanno diritto e c'è questa opportunità, per cui la nostra associazione offre questa possibilità. Thank you.
Qui abbiamo ancora un altro ospite speciale che è Guido Carro e ci parlerà un po' delle sue esperienze calcistiche e dici un po' come hai conosciuto il famoso Mazzone, che cosa l'ha colpito di più. Allora Mazzone ho avuto la fortuna di conoscerlo durante il mio periodo universitario, in quanto ho deciso di fare una tesi di laurea improntata, appunto, il titolo era l'allenamento della forza esplosiva per il calciatore professionista. Ho avuto la fortuna e l'opportunità di essere comunque accolto dallo staff del Brescia Calcio e in quel periodo l'allenatore era Mazzone. Ho fatto con loro due ritiri. Chiaramente non facevo parte dello staff, ma avevo l'opportunità di seguirli da vicino, proprio condividere con loro ogni allenamento di preparazione e anche durante la stagione. Ho avuto modo di conoscere Mazzone, ho avuto modo di parlare con i suoi preparatori e posso dire che Mazzone è una persona che tanti conoscono televisivamente, ma avendola conosciuta personalmente è una persona che da tanto umanamente è stato un grandissimo uomo. E quando ho saputo poco tempo fa, appunto, che è venuto a mancare, ha lasciato anche in me decisamente un vuoto, perché comunque mi sono commosso quel giorno in cui ho sentito soprattutto quella notizia. Cosa può dare in più la ginnastica prescistica a uno che fa sci? Allora, la ginnastica prescistica può dare tanto, nel senso che, allora, dipende sempre capire a chi è rivolta questa ginnastica. Ginnastica rivolta a un atleta è un'attività che gli va a implementare e a migliorare la performance in gara, ok? Una ginnastica invece come proponiamo qui nello Sci Club Concesio è una ginnastica proposta a persone normali, quindi di qualsiasi età, che vengono da qualsiasi tipo di esperienza, e non serve solamente a migliorare la performance pura sulla neve, serve quanto a dare a queste persone la possibilità di arrivare anche solo a fine giornata, ok, senza le gambe rotte, quindi riuscire comodamente a passare anche una serata piacevole dopo essere stati tutta una giornata sulle piste, o magari invece avendo fatto una giornata di trekking in alta montagna, o dopo essere andati anche a funghi semplicemente, di godersi anche un piatto di risotto per cucinarli senza che le gambe facciano male e quindi avere un attimino di sollievo. Quindi sinceramente è un'attività che chiamiamo prescistica, ma per tanta gente che la sta facendo è un'attività di diciamo prevenzione anche per il mal di schiena e di buone abitudini, comunque di buone abitudini anche semplicemente di vita e di attività, ecco.
95esima edizione del FAZI, Fiera Agricola Zootecnica Italiana, presso il centro Fiera di Montichiari, dal 27 al 29 di ottobre, e con oltre 460 espositori ed allevatori presenti in fiera, suddivisi in 9 padiglioni su una superficie di 47.000 metri quadrati coperti, è un successo sempre crescente. L'anno scorso la fiera ha chiuso con 38.000 visitatori, quest'anno le aspettative sono ancora più ampie e c'è sempre veramente molto interesse nel settore. E sentiremo ora le parole del consigliere regionale Floriano Massardi. È sicuramente per Regione Lombardia, ma per Brescia in particolare, da bresciano sono orgoglioso di ospitare quella che è considerata oramai il punto di riferimento a livello europeo quantomeno dell'agricoltura, per cui è sicuramente motivo d'orgoglio ospitare nella nostra terra una manifestazione così importante con oltre 400 espositori, un risultato veramente straordinario. Complimenti naturalmente agli organizzatori, perché comunque c'è tanto lavoro dietro, alle associazioni di categoria che hanno veramente curato nei minimi dettagli la buona riuscita. Oggi naturalmente c'è anche un interessantissimo convegno sulla sorveglianza sanitaria in agricoltura. Purtroppo il comparto agricolo è caratterizzato da incidenti sul lavoro, per cui quest'anno abbiamo avuto nel comparto agricolo quasi circa 5 decessi, purtroppo, anzi 5 decessi certificati, per cui la sorveglianza sanitaria in agricoltura è sicuramente un elemento che caratterizza anche questa fiera, che ripeto è per noi motivo d'orgoglio. Presidente della Commissione, la Commissione permanente sull'agricoltura è attenta sia agli sviluppi positivi del mercato che a tutte, appunto come anticipato, le possibili preoccupazioni. In particolare c'è un'attenzione molto puntuale sul discorso relativo alle preoccupazioni per la peste suina. Assolutamente sì, questa è veramente una sciagura per la nostra Lombardia, in particolare perché se non fermiamo e non arginiamo la peste suina che si entra nella pianura padana, la pianura lombarda, sarebbe una devastazione. Si parla di 30 milioni di euro a settimana di danno economico che verrebbe a comportare. Oggi, dico per fortuna, è circoscritta all'area del Pavese, dove però solo nel Pavese abbiamo dovuto procedere all'abbattimento di oltre 25.000 maiali, perché purtroppo il pericolo della diffusione lo si interrompe purtroppo dovendo sopprimere migliaia e migliaia, ma se entriamo nella pianura padana il danno sarebbe devastante, per cui l'attenzione della nostra commissione, in particolare che ha convocato il commissario straordinario Caputo, addirittura abbiamo il governo ha dovuto nominare un commissario per far fronte a questa emergenza nazionale che se diventa lombarda, come dicevo, sarebbe la fine per il nostro comparto suinicolo. Quindi grande attenzione, il commissario naturalmente sta dispiegando tutte le forze, addirittura ha parlato di intervento dell'esercito per poter contenere la diffusione di questa malattia, che per fortuna non colpisce l'uomo, ecco, diciamo almeno la cosa positiva è che non colpisce l'uomo ma colpisce solo gli animali, in particolare ovviamente i suini e i cinghiali. Quindi per quanto ci riguarda siamo molto attenti a presidiare questo comparto che è per noi essenziale per l'economia lombarda. Per salutarci si sono citati i numeri di questa fiera, diciamo che questo dà grande entusiasmo alla partecipazione. Sì, la dimostrazione è che l'agricoltura lombarda è viva, oltre 400 aziende che espongono, numeri faraonici, e questo è il vero valore aggiunto che noi lombardi, di cui dobbiamo essere orgogliosi. Poter ospitare una fiera così importante ma così partecipata, con decine di migliaia poi di addetti ai lavori che transiteranno in queste 3 giornate, è sicuramente un aspetto positivo che dimostra quanta voglia di fare e quante prospettive significative e positive ci saranno nei prossimi mesi a venire. Ho
Agricoltura partecipa alla Fiera di Montichiari già da parecchi anni, non dimentichiamoci che quest'anno dovrebbe essere la 95esima edizione, quindi edizione importante, c'è grandissima partecipazione e noi oltre a un stand istituzionale abbiamo bruciato la fiera con tre convegni importanti dedicati alla gestione del rischio, alla stagione degli investimenti e il nostro folto e nutrito gruppo di giovani appassionati agricoltori ieri hanno fatto un aperitivo nel quale si parlava di agroenergie e quindi di questo nuovo modo di approcciare la sostenibilità in agricoltura. Stamattina invece abbiamo partecipato con importanza e con convinzione al convegno organizzato dal dottor Sileo di ATS per parlare di sicurezza in ambiente nell'ambito agricolo. L'agricoltura bresciana è leader a livello nazionale e lombardo, ha sicuramente tantissime prospettive, ha anche tante preoccupazioni. Le prospettive sono sicuramente importanti di rafforzare quella che è la nostra dimensione aziendale, di rendere l'agricoltura più resiliente verso i cambiamenti climatici, di avere i nostri splendidi e ottimi prodotti della tradizione che entrano sempre di più con un livello di penetrazione più ampio nei mercati locali e internazionali e inevitabilmente che l'agricoltura diventi sempre più sostenibile, sempre più integrata nel mondo della natura e che chiaramente veda sempre più la partecipazione nelle nostre aziende di economia circolare. Le preoccupazioni chiaramente sono legate all'incertezza geopolitica, ma sicuramente per venire nel concreto all'applicazione della nuova PAC che entrerà nel vivo quest'anno, nel 2024, nella prossima stagione e che parte con numerose incertezze. Grazie che siete passati a trovarci, Banca Valsabbina con 125 anni di storia in questi ultimi anni si sta dedicando fortemente anche al settore primario, quindi al settore tradizionale dell'agricoltura e alla trasformazione e appunto vi dicevo in questi ultimi anni ha creato proprio una struttura dedicata con 5-6 persone che fanno solo quello di mestiere e seguono le aziende agricole del territorio chiaramente prettamente bresciano, si sta sviluppando anche in altre province, soprattutto in Piemonte e nel Veneto e in Emilia Romagna. Se vedete dove si sta sviluppando, il settore primario è ben presente ed è per quello che c'è un forte investimento della banca, perché appunto il settore primario, dove tutti noi mangiamo almeno 3 volte al giorno e ahimè purtroppo in certi paesi qualcuno non riesce a soddisfare queste esigenze alimentari, e quindi niente, noi siamo qua per assistere e supportare il settore, i nostri agricoltori e anche le aziende di trasformazione. Abbiamo in ballo anche il tema importante della transizione energetica del Green Deal europeo e vediamo appunto in questi 3 giorni di fiera l'attenzione all'agricoltura, all'innovazione, alla tecnologia, alla 4.0 che c'è appunto anche nel settore agricolo e alla transizione green che comunque per il benessere degli animali e alle emissioni dei reflui zootecnici dove c'è una forte attenzione dell'agricoltore stesso. È una fiera molto importante perché la tipologia di visitatori sono molto indirizzati sul fattore legno e siccome che noi siamo proprio direttamente produttori, siamo specialisti nel legno, ci crea appunto molte soddisfazioni ed riceviamo diversi contatti anche durante l'anno. Noi a Gavardo abbiamo, oltre alla fabbrica, abbiamo un negozio dedicato per il privato dove abbiamo esposti varie tipologie di materiali e di soluzioni d'arredo dove uno può venire lì e attraverso i nostri architetti e designer gli facciamo una varia progettazione per quanto riguarda la sua soluzione d'arredo, diciamo. Allora, siamo presenti sui social, quindi su Instagram, su Facebook, abbiamo anche un sito online dove mostriamo attraverso un video tutta la nostra azienda, la nostra fabbrica e ci sono vari contatti telefonici dove si può prendere appunto appuntamento e si può venire a visitare oltre alla fabbrica anche il nostro showroom.
saluto tutti gli amici dal Valsabbia, essendo anch'io un valsabbino, e vi presento questa associazione, io indegnamente faccio parte. L'associazione del Borgo del Maglio di Ome è un'associazione di volontari che tiene attivo questo museo dinamico. Il museo dinamico non è nient'altro che un museo che funziona ancora. Che cos'ha di particolare? È un maglio del 1400 che viene ancora utilizzato, ovviamente nei fini settimana, non più per la lavorazione fino agli anni 80, perché fino agli anni 80 producevano ancora vanghe e badili. Noi come volontari facciamo qualcosa che è più consono alla nostra passione e facciamo oggetti taglienti. Oggetti taglienti è leggermente diverso da coltelli. Per oggetti taglienti ovviamente si intende tutto ciò che taglia. Produciamo materiale damasco, il damasco è un tipo di acciaio costruito unendo due acciai diversi con caratteristiche diverse in modo che aumenti le qualità e l'estetica. Adesso vi faccio vedere qualche piccolo oggetto molto particolare, se ci sono gli appassionati di questa cosa. Un pseudo gladio perché non rispetta le forme del gladio vero, sono due acciai diversi, si vedono le lamine, sono 300 strati, quindi viene ripiegato e ribattuto un po' come la tecnica delle spade, le katane, spade di samurai, che sono tra virgolette più famose. Indegnamente, perché a Brescia abbiamo una tradizione armiera come spade e coltelleria ben più antica, però sono più famose cinematograficamente. Che cos'ha di particolare? L'acciaio che utilizziamo è l'acciaio per coltelleria, quindi l'effetto è puramente estetico. La stratificazione nell'acciaio tradizionale invece veniva fatto perché si univa del ferro e dell'acciaio in modo da avere delle qualità sia elasticità che durezza combinate. Come vedete facciamo oggetti tradizionali, è roncai dei nostri nonni, rievocazioni. Questa è una cosa particolare, ci tengo per gli amici della Valtrompia, della Valsabbia, Val Camonica, perché potrebbe essere definito l'unico coltello, il vero coltello bresciano. Studi e scavi dicono questi sono i coltelli dell'arco alpino, sono stati ritrovati epoca del ferro, questo in acciaio ovviamente, epoca del ferro in tutto l'arco alpino, quindi Bergamo, Brescia, Verona. Nel periodo del ferro questo era il coltello, erano dei coltellacci ovviamente che utilizzavano sia per lavoro, sia per mangiare, sia per combattere, perché una volta un coltello si faceva tutto. Questo coltello, la riproduzione la possiamo trovare al Museo di Gavardo, chi è amici a Valsabbia passate a trovare il Museo di Gavardo. Fiera dei Montichiari la facciamo praticamente ormai da un ventennio abbondante, siamo sempre presenti, ormai è un'istituzione ormai per noi fare questa fiera. La rivolta al settore agricolo principalmente sono la rigatura antiscivolo per il pavimento del bestiame e il taglio per l'inserimento del cavo raschiatore per mettere le ruspette. Bene, questo servizio è molto utile perché riduce notevolmente lo scivolamento del bestiame all'interno delle corsie. Questo cosa comporta? Comporta che sicuramente anche le bestie hanno meno infortuni
sono anche molto più tranquille, sono più libere di correre, si sentono molto più sicure a livello di stabilità. I tempi di intervento diciamo che sono molto ridotti, nel senso perché comunque coordinandosi un po' con chi gestisce la stalla si riesce nell'arco di una giornata a fare l'intervento. Ultimamente ci è capitato anche di spostarci verso la Toscana, l'Umbria, abbiamo avuto parecchie richieste anche in quella zona. Quindi siamo sempre comunque attenti ad allargarci e offrire il servizio migliore a chiunque. Questa operazione la si può effettuare su qualsiasi tipo di pavimentazione, che sia una pavimentazione diciamo standard o anche un grigliato. Questo serve e poi diciamo che in base poi all'esigenza che ogni agricoltore ha, c'è chi vuole le righe un po' più larghe, c'è chi le vuole un po' più strette, c'è chi le vuole a quadrotti, nel senso è una cosa abbastanza componibile in base all'esigenza proprio del cliente, nel senso non c'è una cosa fissa, standard, che se ti va bene è quella o altrimenti niente, quindi è tutto abbastanza componibile sempre in base all'esigenza del cliente. Siamo molto soddisfatti, anche quest'anno c'è davvero tanto pubblico, per noi è sempre importante esserci per incontrare i nostri clienti storici e anche i clienti nuovi, presentare le nostre attività e confrontarci anche con altre aziende. Siamo molto felici, molto contenti anche quest'anno, sì. Saremo alla fiera di Cremona. E poi dal 31 di gennaio al 2 di febbraio 24 saremo invece a quella internazionale di Verona. Quindi sempre attivi sul territorio e assolutamente con una presenza, sì, capillare. E ecco, come possono contattarvi i clienti interessati ai vostri servizi? Tramite tutti i canali possibili, il nostro sito www.eurotagli.it, quindi poi anche tramite email, info@eurotagli.it, tramite Instagram, ci siamo anche lì, dateci sempre un'occhiata, e poi ovviamente tramite il telefono 030 90 500 35. Buonasera a tutti e benvenuti a Caccia News, il settimanale di informazione curato e gestito da Associazione Cacciatori Lombardi. Ancora in onda con la nostra trasmissione, come avete visto dalla locandina, il giorno 29 ottobre
presso la fiera di Montichiari, alla FAZI, la fiera agricola e zootecnica italiana. I nostri vertici hanno avuto modo di incontrare il ministro, l'onorevole Francesco Lollobrigida, ministro dell'agricoltura, sovranità alimentare e forestale, per fare un punto della situazione sulla stagione venatoria in corso, sul futuro, insomma, della nostra passione, su tanti altri punti, soprattutto questione Anellini, che ci riguarda da vicino. E quindi siamo qui in questa puntata per riassumere gli esiti dell'incontro. Con noi il nostro presidente regionale, dottor Eugenio Casella. Buonasera Eugenio, qualche aggiornamento da questo incontro? Niccolò, grazie come sempre dal tuo lavoro che svolgi più che egregiamente per la nostra associazione, ma direi per tutti i cacciatori a prescindere dalla loro appartenenza, perché stai facendo veramente un servizio a tutti i cacciatori. Per quanto riguarda la questione che dicevi, sì, abbiamo incontrato il ministro Lollobrigida, abbiamo, come sempre, gli abbiamo fatto le nostre rimostranze e lui ha detto che si era impegnato per la questione degli anelli, per la non impugnazione. Voi sapete che c'era stato il pericolo che il governo impugnasse la legge sugli anellini, e c'era stato il suo impegno affinché questo non avvenisse, e in effetti l'ha mantenuto. Quindi siamo andati lì più che altro a ringraziarlo in primis per quello. E poi sai, dopo noi non è che ci accontentiamo, purtroppo, come dice sempre anche lui, io e Carlo Bravo sentiamo sempre di volere non di più, ma almeno una cosa dignitosa per poter andare a caccia. Specialmente la caccia alla migratoria, perché negli ultimi anni sono stati dei provvedimenti che in pratica la caccia alla migratoria è diventata quasi impossibile andarci. Quindi stiamo facendo di tutto per poter ripristinare un attimino tutte le norme che ci possono far andare a caccia, non diciamo tranquilli, ma perlomeno in una maniera passabile. Ecco, quindi abbiamo chiesto tante cose, in primis la questione degli anellini, che appunto lui ci aveva promesso di impugnarla, non l'ha fatto, e quindi ha mantenuto la parola, ma adesso aspetta, come tu ben sai, alla giunta lombarda di mettere a terra questo provvedimento, perché è inutile averlo fatto se poi non si mette a terra con la delibera di giunta per i regolamenti e per proprio la vera e propria, diciamo, acquisizione dei dati che servono, e per poter andare a caccia in maniera, diciamo, perlomeno dignitosa e non incorrere in sanzioni come stanno facendo ancora quest'anno, purtroppo, i nuclei dei carabinieri forestali. Possiamo dire che quest'anno relativamente meno per quanto riguarda il Bresciano, più per le altre province, però comunque lo stilicidio di questi fatti c'è ancora, e noi, cioè, non possiamo essere contenti. Abbiamo fatto rimostranze al ministro Lollobrigida, come avevamo già fatto, ma abbiamo scritto a tutti, abbiamo scritto al ministro della difesa, abbiamo incontrato il ministro dell'ambiente, da cui dipendono questi nuclei speciali dei forestali. Abbiamo incontrato, io e Carlo, il ministro Pichetto Frattin, abbiamo sta più di un'ora e mezza proprio per parlare di questa situazione. Adesso, proprio ieri, ho parlato anche con il suo capo di gabinetto proprio per questa questione, perché stiamo comunque tuttavia assistendo a dei controlli che a nostro avviso non sono proprio il massimo, insomma, ecco, per noi sono sproporzionati, sono assolutamente, per quanto riguarda il tema. Se voi lo sapete benissimo,
per la questione delle perquisizioni, io ce l'ho proprio qua sul gozzo e non posso tollerare queste cose. Io da persona che ha studiato legge sa benissimo che ci sono delle garanzie costituzionali prima di fare una perquisizione. Io nella mia gioventù ho anche fatto il carabiniere, ho partecipato a delle perquisizioni e so cosa vuol dire per chi è perquisito, so cosa vuol dire, cosa comporta e il dispiacere che si può dare a delle persone perquisendole, specialmente senza motivo. Siamo arrivati a punti che stanno facendo delle perquisizioni domiciliari, cioè quindi tirano di mezzo anche i familiari, cioè i genitori o la moglie piuttosto che i fratelli. Cioè sono cose secondo me che sono sproporzionate per quanto riguarda l'argomento e stiamo facendo di tutto con chiunque. Adesso scriverei, abbiamo fatto anche un'interrogazione parlamentare e adesso ne faremo un'altra, ne faremo proprio sulla questione delle perquisizioni, perché è impossibile che per un reato venatorio uno degli agenti anche seppur di polizia giudiziaria vengano in casa a farti delle perquisizioni. Io non lo trovo tollerabile, perché allora sarebbe come quando ci sono delle contravvenzioni, per esempio faccio un esempio per il tasso alcolico, che superato il tasso alcolico scatta il penale, questi qua vengono a casa a perquisirti la casa perché tu potresti reiterare con la scusa che tu potresti reiterare il reato, cioè, ma non esiste, cioè, questi qua sono reati venatori, secondo me non dovrebbero neanche passare per la mente delle persone di buon senso di andare nelle case delle persone, specialmente anche quando vivono insieme a genitori anziani. Cioè, io mi hanno raccontato proprio l'altro giorno delle perquisizioni fatte a Vicenza, dove c'erano delle persone anziane dove sono andati a tirare il cassetto dalla mamma, del comò della mamma, cioè cosa pensavano di trovare, non so, cioè, ma manco con i narcotrafficanti fanno queste cose, quindi sono tutelati più i narcotrafficanti di noi, questo non va bene, non va bene perché fino a prova contraria noi siamo dei cittadini incensurati, siamo, se poi sbagliamo e commettiamo dei reati va bene, paghiamo, ma per questo, cioè, non è che devono metterci alla berlina, cioè, assolutamente non ci sto, e finché avrò un filo di voce lo dirò e cercherò di far valere i diritti dei cacciatori. È passato già un po' di tempo, la stagione, come abbiamo detto settimana scorsa, eravamo con Carlo e qualcosa è avvenuto, è sicuramente una situazione da risolvere. Volevo chiedere dal punto di vista associativo il tuo punto di vista e com'è la situazione, insomma un punto di, facciamo un check sulla situazione legge sugli anellini di Regione Lombardia, perché insomma diventa sempre più indispensabile sistemare questo tipo di interpretazione, insomma. Assolutamente sì. Ecco, tengo a precisare che Nicolò, non ho partecipato nelle ultime puntate, ma proprio per dare spazio a altri, e non vorrei che dopo mi magari mi dicano o mi accusino di protagonismo piuttosto che di voler mettermi in mostra. Per carità, io quando serve ci sono. Non mi tiro certo indietro, però giustamente bisogna sentire anche la voce di altri personaggi come Carlo Bravo, Bassardi, quello quando hai intervistato Scappatici, per carità, cioè è giusto dare voce a più persone, anche perché altrimenti potrebbe sembrare un monologo sempre della stessa persona, quindi non va bene. Per quanto riguarda gli anellini, Nicolò, come ti dicevo prima, dobbiamo metterli a terra, perché la legge c'è, ma se non fanno la delibera di giunta con cui
adottano dei regolamenti, cioè, legge lì. E quindi adesso pare che vogliano aspettare di nuovo 60 giorni, cioè io non riesco a capire, anche perché il governo ormai ha detto che non c'è stata una piccola modifica richiesta dal governo, peraltro di buon senso, che era la questione degli anellini in acciaio, che tutti eravamo d'accordo e quindi l'abbiamo accettata tranquillamente, anzi forse andava fatta prima, e abbiamo accettato questo appunto fatto dal governo, e non vedo il perché adesso dobbiamo riaspettare i 60 giorni. Cioè, queste cose, gli uffici possono dire tutto quello che vogliono, però a me non è che vada molto giù, quindi bisogna darsi da fare. L'assessore deve svegliarsi, deve mettere a terra il provvedimento, perché abbiamo bisogno, ci sono le persone che pagano migliaia e migliaia di euro per dei verbali che non hanno senso, quindi deve farlo Regione Lombardia, deve farlo e deve farlo alla svelta, ma non solo assessore. Se è una delibera di giunta, mi rivolgo a tutti gli assessori presenti, a Paolo Franco, alla Barbara Mazzali, a tutti hanno, cioè devono comunque portare avanti questa situazione, perché è già legge e è inutile avere una legge e poi non metterla in atto. Questo è il problema. Abbiamo già scritto, abbiamo già detto, Nicolò lo sai benissimo, adesso rifarò un'altra lettera all'assessore e magari ne faremo anche una, tutte le associazioni insieme, se vogliono farla. Questo è quello che ti posso garantire. Poi purtroppo non dipende da me né da noi, perché altrimenti né da Carlo Bravo o da Massardi, la questione sarebbe già stata risolta da un bel po'. Bene Eugenio, abbiamo parlato tanto di politica venatoria, anche due numeri sui dati, insomma, come è andato il passo quest'anno e come sono i bilanci in provincia di Brescia, e anche se hai qualche dato di Regione Lombardia, soprattutto in altre province. Premesso che io quest'anno sono andato veramente poco a caccia, hai visto che anche domenica, invece di andare a caccia, ero purtroppo, per fortuna, col ministro Lollobrigida, proprio per portare avanti le nostre istanze. Però insomma sento i sentori, diciamo, di persone più brave di me sicuramente, che insomma quest'anno non è stato il massimo. Per quanto riguarda i tordi c'è stata sicuramente una flessione, e per i sasselli c'è qualcosa, ma molto poco, ecco. Speriamo nel futuro. Adesso diciamo siamo ai primi di novembre, siamo alla fine del mese, esattamente il 30 di ottobre, prima di novembre, il passo dei sasselli dovrebbe già essere consistente, e salvo qualche unità, mi dicono che qualche rara eccezione, cioè non ce ne sono, insomma, ecco. C'è vista qualche Cesena, prima Cesena, ma anche lì numeri molto ristretti. Speriamo, insomma, ecco, che sai com'è, adesso poi danno maltempo per parecchi giorni e quindi non è certo foriero di buone notizie, sicuramente. Ringraziamo il nostro presidente regionale, dottor Eugenio Casella, per l'enorme disponibilità, e lo ringraziamo per essere sempre attivo, ci complimentiamo con lui per il tanto tempo che dedica la nostra associazione, che è un impegno non indifferente, per questo lo ringraziamo. Siamo in chiusura, vi ricordiamo le nostre pagine social, indirizzo mail, il nostro sito internet, Facebook e Instagram, e una novità: soprattutto abbiamo creato, i primi in Italia a creare un canale venatorio, perché nasce il canale di WhatsApp di Associazione Cacciatori Lombardi, in cui potrete avere tutti gli aggiornamenti, essere aggiornati in tempo reale su tutte le iniziative nostre, insomma tutte le nostre battaglie e le nostre iniziative verranno diciamo descritte in questo gruppo, e sarete costantemente aggiornati. Per iscriversi è molto semplice, basta andare sulle nostre pagine e cliccare sul link iscriversi, e poi in alto a destra cliccare sulla campanella per
appunto iscriversi e essere, avere la notifica su WhatsApp, questo importante mezzo di strumento di comunicazione per essere sempre costantemente aggiornati. Vi ringraziamo per averci seguito, l'appuntamento ovviamente è a settimana prossima, a tutti voi una buona serata ed una buona continuazione.